siamo qui con un gruppo che sono i Gaia, ciao. Ciao. Ai quali subito facciamo una domanda molto molto veloce, prima ancora addirittura di fare conoscenza dei vari artisti. Perché vi chiamate Gaia? Ma Gaia nasce da un sogno di Asimov, di una delle sue più grandi opere letterarie per gli amatori di fantascienza. Diciamo che questo nome corto e musicale, così, ci è piaciuto abbastanza, anzi direi molto. E va ispirato. E adesso, dopo aver chiacchierato, conosceremo subito Carlo. Io sono Valerio, canto alla voce. E Valerio ci dirà anche gli altri. Poi abbiamo Roberto, segato alle tastiere, Elio alla batteria e gli altri due Roberti che sono ai cori. Allora, il vostro sicuramente è un suono che assomiglia molto al suono nord europeo. C'è un gruppo, una formazione alla quale, a un tipo di musica verso il quale vi rifate? Ma io credo di no, cioè noi non ci rifacciamo direttamente, sicuramente nessun modello. Abbiamo certo dei padri spirituali, a noi piace ad esempio il grande David Sylvian, anche se speriamo che non stia a quest'ora cadendo da qualche posto perché l'ho nominato. Niente, così, cioè non penso che... Non avete. Ci speriamo sicuramente. Non avete delle ispirazioni ben precise, no, esatto. Avete dei generi musicali che preferite. Esatto, noi pensiamo di essere originali, insomma. E da quanto fate musica insieme? Sono 3 anni che siamo assieme, abbiamo iniziato noi 3, poi il gruppo si è un po' allargato. Ci siamo dimenticati di salutare Michele, che è il nostro chitarrista. Salutino a Michele. È ammalato da Bolzano, purtroppo. E in questo momento non è qui. Quindi voi in formazione sareste in? In sette. Completi, sì. Con due coristi. E io credo che il vostro suono, il vostro tipo di fare musica sia sicuramente fra i più internazionali, nel senso che ti spiego, che si allontana di più da quelli che sono i soliti caratteri musicali che ci sono qui in Trentino. In base appunto di questa vostra particolarità, quali sono le prospettive che avete per un futuro e subito imminente ed anche prossimo? Ok, cioè penso come prospettiva abbiamo quella di continuare a suonare senz'altro, continuare a fare pezzi sempre nostri. Il corista mi guarda, ti guarda, mi sa. Guarda male, sì, ma sono indisciplinati i due coristi, i Roberti, no? Dicevamo. Di continuare a far pezzi appunto e di trovare qualcuno che creda come ci crediamo noi alla validità insomma dei pezzi che facciamo, della nostra musica. Adesso per un prossimo futuro avete una tappa? Veloce, sì. Domani, dopodomani? No, domani, dopodomani no, in maggio suoniamo a Genova, la data non è ancora sicura, il giorno. Ecco, noi auguriamoci che il concerto che voi andate a fare a Genova si possa vedere anche qui in Trentino. Sì, no, penso che queste... Sì o no? Sì, quest'estate penso che qualche data salterà fuori. Ecco, appuntamento quindi con i Gaia qui in Trentino, grazie e buona fortuna. Okay. Ciao. Ciao. Thank you.
Bye.